Supponiamo che io voglia provare una grammatica per pensare nella soluzione di un problema che travaglia, ma forse da sempre, i popoli. Il capirsi attraverso un linguaggio unico. Vedo subito delle facce, diciamo, sornionamente sorridenti. Dice, questo è un altro matto. E che cosa gli viene in mente? Un linguaggio universale. Quando ci sono già delle lingue parlate da 200 milioni, 400 milioni, 800 milioni di persone, perché non adottiamo tutti l'inglese? Perché non adottiamo il francese, avrebbero detto un secolo fa? Eppure non si adotta l'inglese, uno va in certi paesi slavi e se parla inglese è difficilmente capito perché preferiscono il tedesco, se va in Russia magari può darsi che qualcuno lo capisca ma dice di non capirlo, e noi si rimane lì e ognuno ha la lingua sua. Disgraziato poi se tentasse l'esperanto, perché se non si mette in cerca in tutta la città di quell'altro che lo sappia, ammesso che poi avendolo studiato lo sappia, quei due non si capiranno. Però siccome di lingue, diciamo, artificiali ne sono state proposte, se non erro, da 3 a 400, e siccome non ci sarebbe nessun motivo di parlare una di queste se non la buona volontà, ma dovrebbe essere diffusa fra tutti, quando adesso si parla di una lingua da proporre nuova, ebbè, la gente giustamente sorride. A parte appunto quel tale che, essendo, diciamo, un patito di quella certa lingua, la monoglossa, l'uniglossa o soprattutto l'esperanto, non si sente offeso da una proposta quando il problema, secondo lui, sarebbe stato risolto. Io credo non sia risolto, perché eccetto la lingua che propose Leibniz, la Mathesis Universalis, che doveva fallire, le altre lingue, doveva fallire ma aveva qualche cosa di nuovo, le altre lingue in fondo sono le lingue cosiddette parassitarie, certo una mimesi creatrice, una mimesi creativa, dicono i sostenitori di queste lingue, non è vero che sono proprio mimetiche, sono anche creative e si può concederlo, ma sono lingue che non presentano alcuna utilità finché non fossero parlate da tutti. Anche il fatto di non avere, non so, paradigmi eccezionali, non avere declinazioni eccezionali, eccetera. E dico, può essere un problema per chi impara da adulto una lingua nuova, ma per il bambino non presenta assolutamente nessun problema. Noi adoperiamo delle nostre possibilità di memoria, una piccolissima parte, quindi non ingombriamo certo la mente, se invece che dire sono e sui, diciamo fui, e tutto lo stesso va perfettamente bene. Allora vale la pena di tentare ancora qualche cosa. Dove sbagliò Leibniz per non cadere nello stesso errore? Sbagliò in quanto voleva una lingua che mi garantisse la verità, verità di fatto, verità logica, e non la lasciava libera di procedere. Sarebbe un po' come volessimo garantirci una musica bella in quanto diamo le regole della fuga, ma lì non ci garantiamo proprio niente. Sì, dato questo devi avere l'altro, ma non ci garantiamo proprio niente. Il linguaggio, diciamo, dell'aritmetica è un linguaggio vincolante, perché prima e dopo del segno di uguale, ammesso che si possa parlare in modo così semplice, dobbiamo trovare lo stesso numero di unità. 3 e 3 qui e dobbiamo trovarne 6 dall'altra parte, 3 più 3 uguale 6, 3 per 3 uguale 9, ma non certo quando dico ieri sono andato a Milano e ieri pioveva, poi sono tornato a casa qui, questi pezzi invece che sono tornato a casa potevo dire sono andato a teatro, non c'è nessun pezzo di questa lingua che si leghi necessariamente all'altra e il cercare di bloccarle in qualsiasi forma vorrebbe dire distruggere proprio la mia libertà non solo di espressione ma di pensiero. Ma allora che cosa potrei fare? Dovrei proporre una lingua che non fosse più soltanto come sua funzione principale un mezzo di comunicazione, un mezzo di trasmissione di sapere da un posto all'altro o da un momento all'altro, ma che fosse un sostegno di pensiero. Se io potessi proporre una lingua
la quale entra in campo come, diciamo, sostegno di pensiero, sostegno euristico, sostegno costruttivo. Chi non la parla, non la parli, ma ha perso un sostegno del pensiero. Sarebbe come dicessimo oggi, fate a meno dell'aritmetica. Non fate a meno dell'aritmetica, in effetti quell'aritmetica è diffusa in tutto il mondo. Lasciamo andare che uno dica uno e l'altro dica one o dica ma non importa, ma c'è qualche cosa di comune nel funzionare della testa. Che cosa potrei proporre io con una grammatica per pensare che abbia questa caratteristica di linguaggio universale che non sia accettato per la buona volontà, ma sia accettato per una forma di praticità, di economia, accettato perché senza questo linguaggio sono più povero? Beh, io credo che una risposta ci sia, e sia una risposta che in fondo ha già avuto una proposta che ha avuto una sua conferma. Ha avuto una sua conferma nella chimica, tabella di Mendeleev, e ha avuto una sua conferma proprio nelle serie numeriche, le quali come sono formate? Sono formate partendo da un elemento e attraverso un modulo unico, progredendo in tutti gli altri elementi della serie. Per cui quando ne nomino uno, non solo è legato a tutti gli altri in un modo rigido, ma è legato al primo termine soprattutto, in modo che so sempre in quale posizione mi trovi. Non è che meridiani e paralleli siano fatti in un altro modo, a parte i numeri che ci posso aggiungere o i nomi che ci posso aggiungere, è che io costruisco, subspecificando, subsottilizzando una rete, che è portante fissa, non impedisco niente a nessuno, perché la combinatoria di pezzi iniziali è talmente ricca, come sarebbero ricche, voglio fare un esempio, le possibilità combinatorie nella scacchiera. La scacchiera è quella che è, non tutte le possibilità combinatorie sono state adoperate, e quindi io non ti voglio vincolare come giocatore di scacchi, fa quello che vuoi nell'ambito del gioco degli scacchi, ma io ti do i pezzi e ti do le mosse. Non garantisco né verità né errore, non garantisco tautologia, non garantisco contraddizione, ma ti assicuro che tutti quegli elementi sono a tua disposizione. Tu ne adopererai uno su 10, ma è possibile che tu adoperi anche gli altri 9. Si può fare questo o non si può fare? Do subito una risposta. Se siamo riusciti a rendere concepibile un modello di vita mentale, è stato perché è stato possibile ridurre, diciamo, il lavorio della vita mentale a poche operazioni e a combinazioni di queste. Se io riesco a costruire una serie in cui la prima operazione sia quella, ci sia un modulo di passaggio e io continui a progredire, diciamo differenziando gli elementi per l'ordine di combinazione e per il numero di pezzi combinati, io ottengo per tutto il mondo mentale fatto e fattibile, io ottengo la stessa situazione in una tabella di Mendeleev. E in effetti vi ricorderete che quando fu proposta, e Mendeleev lo pagò anche caro perché non credevano che le cose stessero così, lo accusavano di essere freddo, di non essere empirico, di non essere scientifico, di essere artigianale. Che cosa era successo? L'ordine l'aveva proposto, mancavano dei pezzi, ma in questo senso quella tabella è stata meravigliosa, ha avuto forza euristica. Come non ci sono i pezzi? Ce li fabbrichiamo, quindi ci saranno. Non solo, ma una volta che i pezzi erano quell'ottantina che erano, oggi sono, mi pare, non so, non vorrei ingannarmi, 110, 112, e non è finito. Non è finito perché con quel modulo io posso progredire e andare avanti. Ora, di una cosa sono sicuro, che siamo riusciti, perlomeno tutto il mondo delle categorie mentali, a ricondurle ad un'unica operazione, è lo stato dell'attenzione, uno stato attenzionale. Se dopo uno stato attenzionale, dopo un attento, io dico un ecco che questi stati cominciano a combinarsi. Ecco che comincio a avere due stati, uno che mi scarta le cose, uno che me le tiene, ed ecco che costruisco l'oggetto, costruisco il soggetto, il singolare, il plurale. Questa serie è straordinaria, è meravigliosa. Quanto ne adoperiamo di questa serie? Poco. Quindi tutto il mentale avrebbe già questa possibilità di essere ordinato. È forse più difficile per il mondo che richiede una discriminazione di colori, di suoni. Ma se ci pigliamo larghi
è impossibile che l'uomo, finché biologicamente è quello che è, mi proponga una combinazione di questi che me ne scavalchi qualcuno. Ci sono dentro tutti. Come ci sono dentro tutti, diciamo, non dico sulla tastiera degli 88 suoni del pianoforte, ma li posso scomporre ulteriormente, non col semitono ma col quarto. Non andrò a un decimo di tono perché l'orecchio umano non me lo prende. Quindi se io mi tengo abbastanza ricco in partenza e combino questi elementi, io avrò delle meravigliose serie alle quali do dei nomi, con alcuni accorgimenti che sarebbero deleteri per certe nostre attività, ma diciamo veramente salutari per altre. Per esempio, buona parte delle nostre discussioni, soprattutto in chiave ideologica o anche in chiave familiare, nascono dal fatto che noi, attraverso le parole, non ci rendiamo conto di quando nominiamo un valore che nasce sempre da un rapporto e quando nominiamo una cosa isolabile. Sedia è una parola che indica una cosa isolabile, o mela, o pera, o casa, ma non, per esempio, economico o costoso, che sono termini di rapporto. Non bello o brutto, che comunque sia, sono termini di rapporto. Se noi potessimo avere dei suffissi, già per separare, per distinguere subito, fin da bambini, delle cose che nascono dalla percezione o dalla rappresentazione, delle cose che sono categorie mentali, e guardate che se fossero state distinte le categorie mentali dagli osservati, non sarebbe nata né la filosofia né la metafisica, perché nascono entrambe dall'aver confuse delle categorie con degli osservati, o degli osservati con delle categorie. E se poi aggiungessimo una piccola indicazione per i rapporti dei valori, noi saremmo, diciamo, metà delle discussioni non nascerebbero. Io capirei che giusto non è una cosa che vedo senza un rapporto, senza un criterio. È giusto l'eguale per tutti, è giusto se tengo conto dei bisogni, è giusto se tengo conto dei meriti. Non c'è quel giusto come c'è quel rosso, anche lì si può discutere l'ambiente, la coloratura, il tipo di materia, però è ben diverso. Posso procedere in un altro modo e la nostra discussione ha un termine. Ma non se discutiamo del giusto e io tengo conto di bisogni e l'altra persona tiene conto di meriti e l'altra non si accorge che tiene conto di meriti mentre io non mi accorgo che tengo conto di bisogni. Io credo che un linguaggio che nascesse su questo sistema, e sarebbe un sistema, diciamo, può essere a 10 pezzi, a 12 pezzi, a 6 pezzi, in modo che io possa con la ricorrenza sapere sempre dove mi trovo. Io questo ci credo, io sono lavorato vari anni, insomma, avevo avuto anche un certo successo americano con questo, una certa chiamata per questa classificatoria generale, sono troppo vecchio per andarci, ma probabilmente ho fatto male a non farlo. Però che questa sia una strada, io non ne ho nessun dubbio, perché è diversa da tutte le strade tentate e fallite, mentre è uguale, portando però uno sviluppo globale, quelle due stradine che ebbero un successo miracoloso, le serie numeriche e la tabella di Mendeleev. Per cui penso che domani faremo un regalo talmente grande all'umanità, se pensate che cosa va perso. Io non so bene che cosa esca oggi dalla Cina di letteratura o di tecnica o di scienza, ma chiedetevi pure una persona che come me abita a Milano dove va a trovare le traduzioni di questi testi, o un testo come il nostro italiano che giro possa avere nel mondo. Una volta il termine era russica, assunto, non leguntur, diceva Sarocchi. Ci sono cose russe e nessuno le legge. Oggi possiamo rovesciare italica, assunto, non leguntur. C'è uno spreco immenso in tutto questo. Se noi potessimo non imporre questa legge con la forza delle armi o con la forza di un prestigio momentaneo, il francese si era imposto per la grandeur della Francia di quel momento, o l'inglese di oggi. L'inglese di oggi perché c'è un'America che me lo sostiene, un cinese di domani se continueranno nella loro ascesa, ma sono sempre faccende contingenti e in nessun caso c'è un contributo di tutto il mondo. Non solo, ma noi abbiamo delle lingue che si stanno spegnendo, tutta l'Africa per esempio, che parla un pessimo francese, un pessimo inglese, qualcosa di qualche altra lingua, ma si sta spegnendo. Se noi avessimo una serie portante sufficientemente ricca, non andrà perso niente. Perché qualsiasi cosa una mente umana abbia proposto viene inserito, viene incorporato, viene mantenuto, cosa che oggi con le nostre lingue è impossibile. Io devo mutuarlo da un'altra lingua, mutuandone anche la parola, altrimenti è difficile salvarlo. Mentre in questo modo
Io sono convinto che potremmo avere, non voglio distruggere le nostre lingue, ma come non distruggiamo che sulle vetrerie di Murano quando abbiamo le macchine che sputano i bicchieri a ogni mezzo secondo, ogni decimo di secondo. Rimangano quelle che il nostro lusso, la nostra gioia, ma ci sia qualche cosa dove l'umanità possa tutta contribuire e da questa tutta ricevere. Abbiamo trasmesso La grammatica per pensare di Silvio Ceccato.